hai detto delle cose che sinceramente sono cattive. E ti dico il perché. Avete un messaggio importante. Chi vive sui social, come te, e lo hai detto, lo sai, chi vive nel Grande Fratello, avete un mezzo assolutamente incredibile. Ci sono milioni di ragazzi che vi adorano e che imitano quello che voi fate. Il messaggio che hai mandato, credimi, è brutto. È brutto, ma non perché... Aspetta, fammi finire, poi te lo dico. Ma non perché hai, come posso dire, esagerato. Il tuo senso c'era. Il problema è che devi ascoltare, riflettere e dire le cose meglio. Ma non perché non sei capace, hai una dialettica incredibile. Però le cose vanno dette bene, perché tanti hanno frainteso. Io non ho frainteso, io ho capito quello che volevi dire. Il problema è che viene detto in una maniera, le parole pesano e purtroppo fanno male. Grazie, un'altra Lorenzo, cosa. Aspetta, Lorenzo. Alfonso, scusami, fammi chiudere, sì, per cortesia. Un'altra cosa, quando si parla di umiltà, perché è quello il nocciolo della questione, bisogna anche avere l'accortezza di dire, io sono sempre stata una persona umile e posso parlare di umiltà. I tuoi atteggiamenti, perlomeno nella casa, ripeto, nella casa, non sono stati per vasta maggioranza situazioni di umiltà. Hai sempre messo in difficoltà tanti lì dentro. Quindi io ti dico, sei giovane, hai un'intelligenza esagerata, puoi migliorare.